Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube, bentornati con Pillole di Ritmica. Ovviamente, prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi. Allora, oggi vediamo insieme il vostro primo brano. Il brano che ho scelto è Knockin' on Heaven's Door di Bob Dylan, un successo planetario del 1973. E per andare ad accompagnare questa canzone dal punto di vista ritmico, ho scelto due barre che abbiamo visto nelle precedenti lezioni. Allora, la prima barra è composta da quarto, una duina di ottavi, quattro elevare, poi di nuovo quarto e duina di ottavi. Allora, gli accordi di questo brano sono molto semplici, sono Sol, Re maggiore e poi abbiamo La minore, poi di nuovo Sol e Re nella stessa misura e poi Do maggiore. Utilizzando la prima barra ritmica, quindi diciamo la versione 1, è molto molto facile veramente per i principianti, abbiamo Sol, faccio molto lentamente 1 2 and 3 4 and 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 Per chi non avesse chiaro il solfeggio ritmico che sto facendo, è praticamente il counting batteristico. Ne parlo, mi sembra, sulla seconda o sulla terza lezione di Pillole di Ritmica, quindi
Quindi vi invito ad andare a rivedervi il video. Avete base con metronomo e senza chitarra, naturalmente da scaricarvi, vi lascio sotto in descrizione il link. Poi avete anche la partitura, quella che utilizza la barra ritmica con quarti ed ottavi. Ultima cosa, vi ricordo sempre di eseguirla. Allora, la velocità è 71 bpm più o meno. In realtà il pezzo originale non è a click, ma al tempo non si utilizzava il click. Cioè, non si utilizzava il click, nel senso non era consuetudine registrare a click. Praticamente io invece l'ho fatta sui 71 bpm. Quindi vi consiglio sempre di cercare di suonarla un po' più veloce anche solamente con il metronomo, con delle basi di batteria. Quindi magari prendetevi 80, prendetevi 75, in modo tale che così poi siete sicuri che quando andate a farla sulla base 71 siete tranquilli. Come vi dicevo, nel link in descrizione trovate base con la chitarra. Base senza chitarra, ovviamente sempre con il metronomo e le partiture con quarti ed ottavi. Vi auguro un buon lavoro e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!